Ciao amici di Aglio, Olio e Porcino, un funghetto in cucina. Oggi prepareremo un piatto veramente strepitoso, veramente stuzzicante, veramente, insomma. Stiamo parlando dei peperoni ripieni. Io qua ho tre varietà di peperoni, tre colori di peperoni per dare un po' di allegria alla cucina. Andiamo subito a vedere gli ingredienti. Come prima cosa andiamo a prendere il pane, vedete questo è già iniziato, ma perché è il pane che mi resta. Allora, lo andiamo a spezzare, così, ecco, e lo irrolliamo con il latte. Lasciamo un po' da parte. Nel frattempo prendiamo i peperoni e iniziamo a svuotarli. Tagliamo la calotta, dopodiché togliamo tutti i semini che ci sono dentro e procediamo così. Allora, a questo punto andiamo ad aggiungere la carne trita, rigorosamente di vitello, perché poi andiamo ad aggiungere la salsiccia. Io sto usando la salsiccia luganica. Andiamo a togliere il budello e la sfilacciamo semplicemente così. Ok. Adesso aggiungiamo un po' di paprika, un po' di pepe, l'aglio schiacciato e vogliamo ci possiamo aggiungere anche un po' di prezzemolo, il formaggio, le uova. E adesso andiamo ad aggiungere il pane, lo dovete strizzare bene. Ecco qua. Una volta fatto riposare una mezz'oretta in un frigorifero, così si amalgamano tutti gli ingredienti, prendono gusto, profumo, tutto quanto. Andiamo a riempire i peperoni. Prendiamo una bella scodella capiente, mettiamo un filo di olio e andiamo a sistemare i nostri peperoni. Se volete fare una cosa proprio carina, andate a tagliare a tocchetti. Sono 6 tocchetti. 1, 2, 3 e iniziamo. Iniziamo a riempire. Fate un buchino qui e inserite il tocchetto di caciocavallo. Nel frattempo
accendiamo il forno, che deve essere appunto preriscaldato, a 180 gradi. Cosa possiamo fare se ci rimane un po' di impasto? Come è successo a me? Andiamo a fare delle polpette. Un giro d'olio e andiamo a infornare.